Il ventre della metropolitana appare ancora come un affollato rifugio. Kharkiv, seconda città ucraina al confine con la Russia, ma il conflitto si sta spostando verso ovest. Una guerra diventata principalmente contro la popolazione. Le vittime sono più tra i civili che tra i militari, osserva l'arcivescovo di Kiev, Sviatoslav Shevkuk, nel 16° giorno di conflitto. Vittime difficili da calcolare. Il governo di Kiev stima il costo dell'invasione, 120 miliardi di dollari. All'alba colpite Lutz e Ivano-Frankivsk, due aeroporti militari, entrambi non lontano da Leopoli, vicino al confine con la Polonia. Non è stato ancora messo in sicurezza l'edificio colpito con un missile a Dnipro, capoluogo di una delle 24 oblast regioni dell'Ucraina, a sud-ovest di Kiev. Per Valentin Yermolenko, portavoce delle forze armate ucraine, è il proseguimento di un attacco con metodi terroristici. L'OMS ha raccomandato al governo ucraino di distruggere in sicurezza gli agenti patogeni ad alto rischio nei laboratori sanitari per prevenire potenziali fuoriuscite. Вільні народи, вільної України. Di notte hanno bombardato una fabbrica di scarpe, un edificio residenziale, un asilo nido a Dnipro. In che modo rappresentavano una minaccia per la Russia? Se continua, significa che le sanzioni non sono sufficienti. Così il presidente ucraino Zelensky denuncia il fuoco sul corridoio umanitario di Mariupol, città allo stremo, e si dice deluso dall'Europa riunita a Versailles. Secondo il ministro della difesa russo, ci sono oltre 16.000 volontari nei paesi medio orientali pronti a combattere. E intanto il ministero della difesa russo ha rilasciato un video che mostra una colonna di truppe sulle strade della regione di Kiev, immagini che possono essere lette come la minaccia di un riposizionamento che punta verso la capitale.